ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Il gruppo di Area Biancorossa ha pubblicato i risultati del sondaggio fatto online per i cittadini di Teramo. Sulla base delle risposte ne uscirà un programma per le prossime amministrative. Per i cittadini importantissimo è il posizionamento dell'ospedale a Villa Mosca, poco percepita invece la criminalità in città. Un programma che però è ancora senza candidato sindaco nonostante i colloqui già avvenuti. L'approccio con il movimento che appoggia Carlo Antonetti si è basato soltanto sulla figura del candidato sindaco Carlo Antonetti, che è una persona stimabilissima per l'amor del cielo, mentre l'approccio che abbiamo avuto con la Cristina Marroni si è basato invece, ci è venuto a chiedere quali sono i programmi che noi abbiamo proposto e abbiamo costruito in questi 3 anni. In fondo noi non nasciamo oggi, ma nasciamo dall'esperienza dei comitati. Poi i comitati continueranno a esistere perché noi una piccola parte si è trasformata in un movimento politico, perché credo che non bisogna far naufragare quell'esperienza. A priori delle coalizioni e dei candidati sindaci, voi siete pronti a dare la disponibilità per la città? Sì, noi siamo pronti e in questi mesi ci siamo meravigliati che perché gli incontri che abbiamo fatto con le formazioni, con quelli che ci hanno chiamato, perché non spetta a noi chiamare il partito politico, ma noi ci aspettiamo che il partito politico, che ha una sua organizzazione, ci chiamasse, ma la chiamata al confronto è stata basata soltanto, ci ha appoggiato il candidato sindaco. Questa per noi è una domanda un po' asettica, perché se il candidato sindaco poi non dice chiaramente che non vuole spostare l'ospedale a Fiumicino e quindi non si batte per mantenere Villa Mosca, è chiaro che tu puoi fare gli accordi che vuoi, ma dopo alla fine si arriva a un punto di rottura. Alcuni rumors volevano anche Siriano Cordoni come candidato sindaco, ma quello che è importante per Area Biancorossa è interfacciarsi con i cittadini. Io credo che la mia candidatura così come tale trovi difficoltà in mezzo a questo mare magnum incredibile. Non lo so, valuteremo con calma in settimana e decideremo il da farsi, se appoggiare o meno del movimento civici o altri candidati, ma lo decideremo in settimana. L'importante è che si capisca che noi abbiamo aperto o vorremmo aprire questo nuovo modo di confrontarsi con i cittadini e cercare di sentire l'umore dei cittadini per costruire il programma per la futura città di Teramo.